davanti a Carzaniga, vi do il benvenuto a voi presenti e ai giornalisti, colleghi che ci seguono in streaming alla conferenza stampa di questa serie su cui c'è una giustamente bella energia e mi fa felice, sono felice di essere qui a presentarla. Call My Agent Italia, una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomare in 6 episodi da venerdì 20 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Gruppo nutrito di persone a raccontarcela questa mattina, le avete già incontrate nelle ore precedenti: Antonella Del Rico, vicepresidente esecutivo della programmazione Sky, Sonia Rovai, senior director scripted production sempre per Sky, e poi cito in ordine, insomma, non come li vedete, ma abbiamo Carlo Degli Esposti, presidente di Palomar produttore, Luca Ribuoli, regista, Lisa Nur Sultan, soggetto e sceneggiatura nelle sue abili mani, e i bravissimi Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Emanuela Fanelli. E in prima fila salutiamo anche Nils Hartmann, vicepresidente esecutivo di Sky Studios Italia e Germania, e le bravissime Sara Lazzaro, Paola Buratto, Kaze, e purtroppo assente perché è impegnato su un set, il altrettanto bravissimo Francesco Russo. Antonella, la programmazione Sky 2023 parte davvero con il botto, con una serie, come si dice, insomma, attesa, riuscita, se lo possiamo, io lo posso dire, mi sento di dirlo, io lo dico. E che cosa significa esordire l'anno con un titolo come questo, su cui appunto c'è grande curiosità, allora, e grande attesa? Buongiorno a tutti intanto, grazie di essere qui. Nel esordire nel 2023 con Call My Agent ovviamente è un grande orgoglio per noi, e a me fa venire in mente una riflessione che stavo facendo recentemente su cosa significa esordire con una nuova serie adesso, cioè adesso nel momento contemporaneo, perché sicuramente siamo arrivati al culmine dell'età dell'oro delle serie, cioè una quantità enorme di serialità. Basti pensare che nel 2022 solo negli Stati Uniti sono state prodotte 850 titoli, e i palati degli spettatori, dei viewers, sono diventati sempre più fini in questi ultimi anni, perché comunque sono stati sottoposti a una cura di qualità molto alta, con produzioni internazionali, anche complice il fatto che sono sbarcati molti operatori sul mercato italiano, complice anche il fatto che c'è stata un lockdown che ha tenuto tanta gente a casa, che si è nutrita a dieta seriale. Però si impone una riflessione su cos'è che può veramente bucare questo rumore di fondo imperante, imperversante, perché di fatto vengono lanciate continuamente serie nuove, ma poi sempre più difficile affezionarsi, che è la cosa fondamentale, no? E avere voglia di proseguire. Noi riteniamo che una big IP, come viene definita in gergo, no? Una intellectual property grande come Call My Agent, sicuramente abbia questa capacità di catalizzare l'attenzione del pubblico, della critica, ancor più per il fatto che appunto ha una storia di successo già verificata nel mondo con la sua versione originale bellissima, e perché la traduzione italiana di questo, chiamiamolo così, franchise format è riuscita in un esercizio difficilissimo, che era quello di trasporre uno humor tipicamente francese su uno stile invece veramente italiano, e c'è riuscita molto bene, sia grazie fondamentalmente alla scrittura ma anche agli interpreti. E poi il secondo motivo per cui
pensiamo che questo franchise sia così rilevante è che è la prima volta che una serie italiana raduna uno star system così ampio in un'unica serie, che poi speriamo possa sicuramente proseguire. Sonia Rovai, l'originalità è sempre stata un po' un punto di forza delle produzioni Sky. Qua si fa un'eccezione comprensibilmente, ma che sfida è stata scegliere appunto di fare questa eccezione con Call My Agent? Allora, innanzitutto buongiorno, assolutamente sì, la stella polare un po' che ci ha sempre guidato è stata l'originalità, quindi cercare di fare qualcosa di unico e che avesse il DNA Sky. Io sono a Sky da 16 anni, sono arrivata nel team di Nils, che è ancora più storico di me da tanto, le ho un po' cavalcate tutte le nostre serie. E devo dire che effettivamente per noi gli adattamenti sono qualcosa di molto particolare e raro, perché ci piace dare un'impronta molto, molto italiana, molto nostra e molto Sky a ogni progetto che facciamo. Call My Agent è la classica eccezione che conferma la regola come nella vita, e la conferma perché nell'essere un grande format, come anticipava Antonella, di successo, che assolutamente parla da solo, e le prime volte che ne abbiamo parlato ancora con Nicola al C21 erano 3 anni fa con Palomar la prima volta, è però un qualcosa che ti permette di essere comunque originale, e questo grazie alla penna prima di tutto di Lisa, che ha dato un'italianità a questa storia, che poi ha rimesso in scena e ha contribuito a portare, diciamo, ai livelli più alti veramente della localizzazione del format grazie a Luca, e così a tutti il cast che è on e off screen, che ha in qualche modo reso originale un qualcosa che era adattato. Perché alla fine la forza di Call My Agent Italia, per chi l'ha vista e spero abbia apprezzato, sta proprio nel saper rileggere i nostri protagonisti, le storie, diciamo, che vediamo sullo schermo, con una caratteristica che è territoriale. Siamo noi, abbiamo rivisto alcuni personaggi, abbiamo rivisto alcune storyline orizzontali, sono arrivate un sacco di proposte creative dagli stessi attori e dai talent. La cosa, diciamo, che ha fatto anche molto la differenza è questa commistione tra giovani esordienti, attori già conosciuti che si mettevano in una veste totalmente nuova, e i talent che, grazie anche al rapporto consolidato di anni, insomma, di rapporti nostri e soprattutto di Palomar, che alla fine è un leader nel mercato, nell'industria da tantissimo, si sono fidati, e si sono fidati e hanno lavorato con Lisa a delle rivisitazioni delle storie che fossero calzate su di loro. Quindi questo è il motivo per cui poi alla fine Call My Agent è un'eccezione che conferma la regola, perché nell'essere un format di successo è una Sky Original a tutti gli effetti. Motivo per cui infatti già Palomar, Lisa, Luca sono tutti al lavoro per la seconda stagione. Carlo Degli Esposti, da produttore, è anche una sfida ovviamente adattare un format di così grande successo. Come è stata proprio la composizione di questo team che vediamo qua e poi tutto quello che non vediamo, ma insomma che è ampio e favoloso? E noi ci muoviamo sempre con dei meccanismi molto semplici. Ci piace una storia, troviamo il miglior sceneggiatore o la miglior sceneggiatrice che possa portare il racconto al massimo livello, e poi scegliamo un regista e cerchiamo di metterci l'anima. Non ci sono delle grandi formule, sono solo delle formule nella prima fase, decidere su che cosa lavorare. Vedere Call My Agent nella versione francese dava una certezza di poterci provare. E la sfida che quasi sempre Palomar ha vinto è di non aver paura di format bellissimi, ma di poterli, di riuscire a farli ancora più belli, di contribuire. E il responso dell'ideatore di Call My Agent, che quando ha visto il montato ha detto quasi quasi sono geloso di come, del livello a cui siete arrivati, si dà una grande soddisfazione. Poi alla fine è sempre il pubblico che
decreta un successo e andiamo in onda con la serenità di aver fatto tutto quello che possibile per farlo. Certo, un cast come quello fatto da Luca per il cuore dell'agenzia è un miracolo, insieme al miracolo di Lisa, di riuscire a convincere questi sei nomi ad essere tutti insieme in un unico progetto. Grazie. Luca, il cast per l'appunto di tantissimi personaggi regular cosiddetti, tantissimi ospiti illustri e poi anche i luoghi, c'è di fatto un'unità di luogo che è l'agenzia, ma c'è anche una Roma bellissima, e lo dico con invidia da milanese, però anche un po' inusuale, anche un po' più glam, se mi si permette l'aggettivo. Come hai governato tutto questo set, insomma, ricchissimo? Da uomo di pianura, quindi con l'amore che si ha per Roma quando si viene qua, insomma, alla fine sembrava il progetto giusto per riuscire a ridare la stessa, cioè la luce che Roma ha naturalmente attraverso il cinema. Era di nuovo un cortocircuito, lavoravamo sulla finzione, realtà, finzione continuamente, le star che sono se stesse ma non sappiamo quanto, gli agenti che sono però degli attori, soprattutto un cortocircuito. Anche Roma ha contribuito a partecipare a questo cortocircuito, era città del cinema e finalmente la si inquadrava perché potessimo ricordarci che è quella cosa lì e dobbiamo anche portarlo come orgoglio. Quindi io e Lisa Nur abbiamo sempre pensato che alla domanda mitica, sai, lo Star System c'è qui in Italia, eravamo convinti ci fosse, bisognava solo crederci e ricordarci. Insomma, rispetto al cast, come al solito ci lavoriamo anche con Francesco Vedovati, che ringrazio, e Claudia Marotti, molto molto, come dire, nel dettaglio. Insomma, si trattava un po', come al solito quando si fa un remake, di staccarsi, cercare di staccarsi dalla serie francese, ma rispettandola, e quella forbice di stacco, di vicinanza, è sempre un qualcosa che avviene nel corso del tempo. Poi diciamo che il cast non è mai una cosa che il regista, soprattutto in una serie, fa da solo. Il confronto con Palomar e Sky è stato determinante, per cui se questi ragazzi, che io trovo meravigliosi, ce l'hanno detto tutte le star che sono venute, me l'hanno detto anche dopo, Paolo Sorrentino in particolare si è speso molte volte su ma che cast avevi, no? E cito lui perché era l'unico regista delle star presenti che aveva l'occhio per mettersi nei miei panni e per capire con che materia avevo il privilegio di lavorare. Quindi io li ringrazio, sono umanamente la cosa che serviva con My Agent. Lisa, mi dicevi poco fa che hai tuttora il fiato sul collo di chi dice ma come si fa a fare un adattamento di Call My Agent, e ce la si fa, e non solo, e questo diceva anche Sonia prima raccontando il mondo del cinema, che insomma in Italia è molto ricco e presente, ma anche la società, c'è un occhio anche che sicuramente cambia un po' il punto di vista dall'originale francese al nostro. Sì, guarda, da un lato credo che abbiamo lavorato, ne parlavamo prima con Luca, anche con una certa incoscienza, perché prima di iniziare a sentire tutte le pressioni e le aspettative, siamo partiti come fosse una cosa, ma sì, è facile, è un'idea bellissima, noi abbiamo il nostro Star System, partiamo e divertiamoci. Dopo un minuto è arrivata l'ondata di cosa state facendo, una serie intoccabile, il nostro sistema è diverso, non abbiamo le star, non è concepibile, e a quel punto uno un po' si spaventa, poi dice vabbè, mettiamo un attimo di distacco e proviamo ad andare avanti anche recuperando cosa c'è dentro questa serie al di là del racconto dello Star System, perché mi dava la possibilità intanto di lavorare in un universo ipercitazionista che non ti capita mai nella vita, di poter raccontare, su cui potersi divertire, e poi di fare una satira di costume,
perché diciamo prenderci in giro nel racconto di quello che è la nostra rappresentazione mediatica è prendere in giro quello che adesso noi vediamo o non vediamo di noi stessi come italiani, e ovviamente con tutte le differenze fra il 2022 e il 2012-2013 quando l'autrice francese ha scritto, il mondo è completamente cambiato, l'Italia non è la Francia, il lavoro che facciamo è simile perché l'industria cinematografica è quella, però non era neanche quello il fulcro del racconto. Il fulcro del racconto era raccontare un posto di lavoro che diventava famiglia e che aveva a che fare con, diciamo, la possibilità di dare vita a successi, carriere, nuove vite, e quindi avere anche una, diciamo, potere, proprio potere sulle vite delle persone, che poi è quello che fanno i casting quando scelgono un attore invece che un altro, le reti quando scelgono un progetto invece che un altro. Si scommette, si lancia, si affossa, ma nel dubbio di fare sempre la cosa giusta e sbagliata, e tutto questo è molto umano, non fa parte neanche solo del nostro lavoro, però in questo lavoro c'è tanto. Grazie Elisa, i meravigliosi attori. Io comincio dalla magnifica Marzia Ubaldi, che è la più vicina qui a me. Andiamo come vogliamo. Allora, com'è stato questa famiglia, entrare in questa famiglia, come la definiva anche carini, Elisa? Sono carini, mi piacciono tutti. Io sono una che dice di no, non mi va. Però poi mi hanno raccontato, io non ho visto l'originale, non ho Sky, non ho niente. È vero, vivo in campagna con le galline, non ho niente. Quindi quando mi hanno detto questa cosa dico raccontamela, io non so nulla, ma raccontato mi sembrava un'idea bellissima, come idea proprio di storia. E poi, e questo è stato il primo, no, non è vero, non è stato il primo motivo. Il primo motivo, tanto è qui, quindi lo devo dire, è stato il regista, perché io con Luca ho già lavorato e sono innamorato di lui da un po' di anni, però, dov'è la moglie? No, non importa, tanto è troppo vecchio per me. Quindi insomma, ecco. Nonostante il fatto che, lo dico anche se lui è qui, lui è completamente pazzo, però sono di quei pazzi creativi che insomma lui, è bello lavorare con lui perché capisce tutto quello che fai e sa perché lo fai e capisce perché ti viene in quel momento quella mossa, quell'espressione, e quindi lavori come in una botte di ferro proprio. E io sono molto contenta di lavorare con lui. Sono contentissima anche di lavorare con gli altri, tutti questi altri artisti qua, che è raro trovare un gruppo che si trova così bene l'uno con l'altro. Io veramente voglio bene a tutti, anche a quello lì con la sottana che mi fa fare delle figure che va in giro così con la sottana. Vabbè, comunque insomma. Si chiamerebbe Kilt, ma tu c'hai sotto i pantaloni, non vale, quelli non li vabbè, insomma, fatto sta che mi sono trovata molto bene. Il personaggio di Elvira, che molto carinamente loro tutti chiamano Elvirus, perché beh, c'era il Covid e c'è ancora, insomma. E quindi vabbè, sono carini, sono gentili, sono, beh, anche perché io sono vecchietta, quindi si cercano sempre di, vuoi sederti, vuoi fare, vuoi prendere, ecco, perché mi curano un pochettino, insomma, ecco, perché se no hanno paura che se crollo vado a casa, poi è finita. Quindi insomma, tutto bello, tutto carino, sono felice, spero di riuscire a fare la seconda serie, spero che nella seconda serie il virus vada più in profondità e spero di non prendere un'altra volta il Covid, perché sennò sono cavoli amari, che l'altra volta l'ho preso proprio mentre stavamo lavorando ed è stato un po' un dramma. Comunque tutto è andato bene, io penso che la nostra, diciamo, il nostro Call My Agent sarà molto più bello di quello francese, mi dispiace, ma voi tutti, ma sarà molto più bello, perché a me, a parte il fatto che a me la comicità francese purtroppo non è che mi fa tanto ridere, però
è una cosa personale, io non l'ho visto. È una cosa personale, io non l'ho visto, ma in generale sulla sfiducia. E beh, vabbè, insomma, c'è un altro tipo, a me mi fa ridere quello inglese, ha detto fa ridere quello francese, vabbè. E quindi ecco, io penso che noi saremmo molto più bravi se penso che tutti quanti qua, tutti bravissimi colleghi, proprio fantastici, mi sono piaciuti molto. E con questo chiudo. Grazie Marzia Ubaldi. Andiamo a questo punto in ordine, Sara Drago. Prima mi hai detto che eravate anche voi un po' terrorizzati dal modello alle spalle, e tu in particolare le Andrea che diventa Lea. Io infartata per svariate ragioni. Prima di tutto perché era la mia prima esperienza davanti a una telecamera veramente continuativa ed importante. Ho iniziato a girare con tipo giorno 2 Pierfrancesco Favino. Cioè così, proprio. E poi sicuramente il rapporto con la serie francese, tanta roba. Io sono stata fan della prima ora da subito. Andrea, personaggio mitico, Camille Cotin, attrice incredibile. Infatti poi, come sappiamo tutti e tutte, dalla serie partita ed è arrivata alle stelle. Quindi sicuramente un carico di... Però Marzia, esatto, Marzia mi sta tranquillizzando, quindi mi fido molto di Marzia. Anche piccolo aneddoto, non c'entra, però facevamo le scene, a un certo punto arrivava sempre il momento in cui Marzia, vero no Luca, diceva basta, meglio di così non viene, e tendenzialmente ci beccavo sempre. Voleva andare a mangiare. Voleva andare a mangiare, in realtà. No. E niente, quindi questo, essenzialmente questo, ed è stato bellissimo, per me è stata una sfida incredibile, mi sono divertita un sacco, Luca mi ha aiutato tantissimo a trovare la strada, perché è un personaggio complesso, perché la paura di cadere nella macchietta della stronza era dietro l'angolo, e quindi riuscire a trovare un'ironia e sicuramente giocare anche idea di Luca, no? Partendo anche dalla mia modalità brianzola milanese, molto concreta, molto dai allora facciamo, insomma, tac, no? Che è un po'. Anch'io sono brianzolo, quindi. Fantastico, quindi capisci. Cioè, partendo da quell'ingrediente lì è stato molto divertente. No. Quindi questo è bellissimo, grazie. Maurizio. Sì. Ciao. E tu invece. Ciao. Il tuo fantastico agente che sono sempre travolto dalle cose, però tiene botta, direi. Sì. Intanto voglio dire che siamo veramente felicissimi di poter essere, dopo il lavoro che siamo fatti, in un cinema dove verrà proiettata la nostra serie, quindi siamo orgogliosissimi stasera di quello. E no, devo ringraziare tutti i compagni di viaggio per aver dato la possibilità a Gabriele di vivere così. Beh, è quello che credo molto io nella recitazione, ma qua è stato ancora più forte che nei rapporti si racconta un personaggio e non tanto nell'esibizione. Quindi devo dire grazie a Sara Drago per come nel rapporto con lei abbiamo creato una specificità tra loro due. Marzia, ci rompevamo le palle, scherzavamo. Con Michele sono stato contentissimo di lavorare. Noi abbiamo lavorato insieme a teatro, dove lui faceva mio papà, nel Bugiardo di Goldoni, e quindi la competitività, ed è stato anche preziosissimo, proprio come una cosa che avevamo sempre durante la serie, era cercare un linguaggio comune, cercare il linguaggio giusto, e siamo stati spietati l'un l'altro nel darci consigli con amore per il nostro mestiere. Con Paola Cazze Formisano è stato bellissimo, perché lei viene dal mondo della musica, ha tutto un mondo interiore stupendo, e se non siamo riusciti a raccontare parte di quell'umanità lì nel nostro rapporto, sono molto contento per come ha tirato fuori queste cose con forza. E Paola Burato, grande, nella prima puntata fa commuovere, cioè, e anche grazie molto a Sara Lazzaro, perché è stato un riferimento molto forte, aveva un personaggio super caratterizzato e si sono incontrati bene. E anche al buon Pierpaolo, a Francesco Russo, perché ha fatto un assistente che salvava me. E anche grazie veramente anche a Luca, non ha mollato mezza scena, e dove c'era la possibilità di andare a fondo è andato. Ho amato un sacco il suo amore per questo personaggio e per i personaggi, che credo vengano veramente da quell'animo alessandrino,
di amare i personaggi da bar più che l'idea di una cosa buffa. Quindi noi abbiamo amato veramente questa serie e portiamo veramente un lavoro forte. Grazie a tutti, è un orgoglio aver partecipato a questo. Grazie Maurizio. Michele, il finto burbero del gruppo, anche il personaggio, no spoiler, che anche se sono poche puntate, è una delle pochissime serie di cui vorresti molte più puntate, invece finisce troppo presto, è anche il personaggio che si svela poco a poco rispetto agli altri, un po' alla volta. Beh sì, è l'anima di Vittorio Baronciani, che è questo avvocato che a un certo punto passa e diventa agente, è intrigante per me sia come attore che come uomo, perché è un mondo complesso quello di Vittorio, perché poi dopo la sua linea è la linea di un marito, padre, eccetera, e per contro la linea di un professionista serio, apprezzato e complicato, abbastanza centrato in quello che può essere la figura del grande agente, no? di questa agenzia meravigliosa che per fortuna non esiste in Italia, no? Perché rappresentiamo il top dei top, anche in una maniera un pochettino fantastica, no? In fondo male, tra l'altro. Riusciamo ad andare male come agenzia nonostante abbiamo questi talent. Tra l'altro talent sembra qualcuno da scoprire, invece loro sono stati già molto scoperti. Però vabbè, direi che la cosa più bella di aver fatto questo lavoro è la possibilità di continuare a farlo, non solo quello attoriale, ma in questo caso proprio rispetto ai personaggi, no? Alle storie che proviamo a raccontare. Dicevo a loro stamattina, per la prima volta non avevo l'assillo di vedere il prodotto, noi abbiamo visto solo la prima puntata per adesso, non avevo l'assillo di vedere il prodotto per capire quanto ero stato all'altezza, come il personaggio poteva essere, dove avrei potuto, ma sono stato abbastanza preso da quello che succedeva e in virtù del bellissimo lavoro di tutti, perché sembra che ci facciamo un po' le carezze a vicenda, per non dire altro, ma, esatto. Però in realtà è veramente così, no? Tutte le scommesse, che sono quelle importanti poi a un certo punto, soprattutto per chi produce, immediatamente hanno avuto un riscontro, per quanto mi riguarda, per i miei occhi, fantastico, per cui bravi Monica, Paola, Gabriele, Sara, Marzia, bravi noi, insomma, grazie. Grazie Michele. Emanuela Fanelli, ho capito il tuo giochetto, adesso che tutti ti cercano il cinema d'autore, le serie più fighe sulla piazza, tu fai quella che invece non la chiama nessuno, fai il personaggio. Ah, il personaggio. No, tanto tutta una cosa, si combutta con Lisa. Eravamo con Lisa, d'accordo, sì. Ciao a tutti, io interpreto Luana Pericoli, che si ha un po' di difficoltà nella sua carriera. Nomen omen. Sì, nomen omen, ma soprattutto ha difficoltà nella sua carriera, secondo lei no, perché ha una gran considerazione di sé e del suo talento, di quello che vale, dà la colpa di insomma tutto ciò che non va a Elvira, la splendida Marzia Ubaldi, e quindi riversa su di lei tutte le sue frustrazioni. Però alla fine c'è una sorpresa per lei di carriera, e è stato divertentissimo interpretarla, far parte di un cast di attori così bravi, e che ti mette insomma, io quando arrivavo a girare mi sentivo insomma di dover essere all'altezza sia di far parte di questo cast, poi ho avuto la fortuna di recitare e incrociare Sara Drago, Marzia, Paola Portellesi e soprattutto tanto Corrado Guzzanti, quindi è quando hai lui davanti in una scena di un pranzo, o del meglio, se no arrivederci, e comunque arrivederci uguale, pure se del meglio, però ecco, sono veramente felice e fortunata, e ringrazio Lisa perché lei ha immaginato questo personaggio, l'abbiamo pensato un po' insieme e mi divertiva molto, soprattutto perché a me diverte tanto giocare sulla mitomania, che magari chi fa questo lavoro... Chi fa questo lavoro, insomma, gli attori che un po'
possono cadere nella mitomania, ma anche chi pensa di non esserlo, tipo me, che ci scherzo tanto, ogni tanto mi sento che dico delle cose e dico mamma mia, sembro quelle che prendo in giro. Quindi è una cosa che riguarda tutti noi, pure quando anche di autoanalisi. Ma certo, ma pure quando parliamo, dopo un po' partono i discorsi quelli, no, perché io per affrontare questo personaggio, così dopo un po', però dai, su, basta, ecco. E quindi è stato molto divertente scherzare sulla categoria prendendo in giro me per prima e tutti quanti. Grazie Emanuela. Grazie. Anelli, prima delle vostre domande da qui e da casa, un giro di prima fila, una battuta sui vostri bellissimi personaggi. Sara, Sara, la tua Monica. Prego, la mia prego. Monica, ok. Tanto buongiorno a tutti. Ciao. Fuori dalle spalle. No, Monica, io come molti ero un po' intimidita, essendo una grandissima fan della serie francese e del personaggio di Noemi, però appunto è stato bellissimo per me prenderlo come una sfida e prendere appunto quell'immagine e renderla mia e giocarci, che è stata la parola secondo me fondamentale. Penso che la serie francese ci ha in qualche modo dato una ricetta e ognuno di noi ha un ingrediente, però poi quello che viene fuori è nostro, cioè italiano. Quindi per me è stato molto divertente, ho imparato tantissimo da tutti, anche dal nostro regista, è una scrittura fantastica, quindi non vedo l'ora di vedere cosa succederà. Grazie. Grazie Sara. Paola, tua buongiorno. Giovane Age, anzi non parte, non svegliamo, mamma mia che fatica questi spoiler. Mi devo alzare, vedrete tutta rossa, ecco, buongiorno a tutti e tutte, e sono molto emozionata e fortunata, perché per me è stata la mia prima esperienza, adesso mi commuovo, è chiaro, è stata la mia prima esperienza e non sono veramente sincera nel dire di essere stata veramente fortunata, perché ho avuto la possibilità di lavorare con degli enormi professionisti che hanno visto la mia acerbità, che è la stessa di Camilla, nell'entrare in un mondo nuovo, ma non l'hanno ignorata, l'hanno presa e hanno detto diamole una mano e quindi anche grazie a Luca che mi ha dato questa grandissima opportunità, io mi sento veramente molto fortunata, e Camilla ha questa cosa che ho cercato di portare, questa acerbità, questa entrare in un mondo che vedi solo nei sogni e te lo immagini, dici oddio è così o è così, non lo so, voglio provarci. Io arrivo da Udine, sono proprio nel nord-est, cioè, e il cinema è sempre stato per me un sogno, però non lo toccavo con mano, cioè lo vedevo solo nella mia testa, quindi far parte di questo progetto per me è stata la realizzazione di un grande sogno, quindi grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie Paola. Grazie anche per te un... Eccoci. Hanno deciso che ci dobbiamo alzare una squadra. Dai, sì. Ok, allora io farò appunto come a scuola, copierò Paola, no dai sto scherzando, no io sono molto felice perché appunto come diceva Maurizio vengo da un altro mondo e avevo fatto soltanto un'altra esperienza nel cinema e la parola che mi viene in mente è delicatezza, perché io sono una persona che si chiude, quindi quando mi imbarazzo mi chiudo in una maniera, divento un carro armato, comincio a sparare, sembro cattivissima, in realtà sono un cucciolo di pinguino, no? E la cosa bella è che tutti in maniera molto delicata hanno creato questo bellissimo mondo in cui entrare e sentirci noi stessi e poter entrare nel personaggio, no? E parlo di Luca innanzitutto, con cui diciamo all'inizio al primo provino pensavo volessi uccidermi, volevo ucciderlo anch'io, sono tornata a casa, gli ho mandato delle bestemmie che non avete idea, però poi è iniziato, no, questo rapporto, ed è stato un rapporto molto, molto bello, perché lui ha avuto una delicatezza estrema nel capire la mia fragilità e la mia durezza come donna, e poi Maurizio, con cui vabbè adesso non piangere
Maurizio, che mi è stato vicino come un padre, un fratello, un amico, e mi ha proprio portato con sé nel costruire il rapporto tra i nostri personaggi. Quindi io posso dire solo grazie, perché è stato veramente è stato veramente bello, emozionante, mi ha fatto crescere come donna, e sono veramente orgogliosa di aver preso parte a questo progetto e di aver conosciuto tutti voi. Grazie a te, Kate. Domande? La prima che vedo è... Guarda le domande, pure. C'è un microfono, se no va... Arriva. Ovviamente potete anche mandarle da streaming. Sono Alessandra Magliaro dell'Anza e voglio fare qualche domandina. Allora, una è sicuramente per Nur, rispetto alla fantastica serie originale, qual era la cosa che più stonava nell'idea della trasposizione italiana, cioè che cosa proprio non andava, e quindi lo sforzo maggiore che è stato fatto per adattarla a noi. Poi volevo chiedere, rispetto invece alle star che partecipano, c'era la fila fuori, immagino, non so, che difficoltà ci sono state nello scegliere quel casting lì, come è andato l'approccio, insomma. E poi anche a Sky, se la serie originale sarà programmata su Sky, parlo della francese. Partiamo da Lisa. Guarda, in realtà non è che ci fosse la fila fuori, perché non l'abbiamo detto molto in giro, e nel momento in cui le persone a cui lo chiedevamo accettava, effettivamente, insomma, ci sono 6 puntate, per cui si sono riempiti subito questi posti, e siamo stati anche fortunati di avere le persone che avremmo voluto in questa prima stagione. Rispetto a cosa cambiare della serie francese, Non sono partita dal cosa non funziona, cosa devo cambiare. Ci siamo detti cosa teniamo per motivi diversi, e poi cosa mi diverte raccontare, e diciamo su quello poi ho costruito la scrittura. Adesso forse voi avete visto le prime 2 puntate, per forza di cose, soprattutto il pilota, di solito negli adattamenti è la puntata che rimane più conservativa per 1000 motivi diversi, tra cui anche forse un po' la timidezza dell'autore, che ancora si sente di stare sulla passerella che gli hanno tracciato, e poi dopo, un minuto dopo, infatti già dalla 2 è tutto diverso. Quindi diciamo timidamente ci siamo discostati quasi subito, poi adesso nel momento stesso in cui ho iniziato a vedere i provini e ho scoperto questi meravigliosi attori, i personaggi hanno proprio preso una vita diversa, e abbiamo iniziato a scriverli pensati proprio su di loro, oltre che sulle guest, intendo proprio sui nostri della CMA. Altro sul Luca, non so, sul casting, però direi che insomma ha già risposto Lisa. Lato Sky invece. Lato Sky, mi sentite? La domanda era sulla serie originale, produzione eventuale della serie originale. In questo momento devo dirti che siamo concentrati sul lancio di questa versione nostra italiana, poi lo valuteremo. In questo momento no, sai che è su Netflix, per cui fino al 21 pare. Noi per ora siamo qui per parlare dell'altra, però è chiaro che è una cosa che valuteremo. Una domanda qui, terza fila. Buongiorno, Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, salve. Allora, mi piacerebbe molto chiedere agli attori che nella serie interpretano degli agenti come sono realmente i vostri agenti, ma immagino che non mi potreste rispondere. Però sul fatto che la cosa che ha detto Michele, che non esiste in Italia un'agenzia così, quindi vi chiedo in che cosa riconoscete? C'è qualcosa nel rapporto tra voi e i vostri agenti che riconoscete nei rapporti che hanno gli attori con gli agenti nella serie? Cosa vi appartiene, insomma, di questo mondo raccontato in Colmaia Agenti Italia, e cosa invece no? Grazie. Poi se volete parlarmi dei vostri agenti, per me va benissimo.
sala sono presenti molti agenti. È per questo ho detto che... Stiamo attenti perché sono presenti, però noi abbiamo la possibilità ancora di costruire qualche cosa da dare in mano ai nostri agenti. In realtà quelli che invece fingiamo di essere, cioè gli agenti della CMA, non hanno questo problema, no? Perché possono permettersi il lusso di avere Accorsi, Favino, la De Angelis, eccetera, eccetera. Noi, in quanto attori, almeno molti di noi, stanno ancora costruendosi la possibilità di essere nelle mani dei nostri stessi agenti qualche cosa che è stabilita, per esempio, nella scrittura, in quel modo lì. Cioè, sarebbe bello, no? Avere quell'empatia, quella possibilità definita e definitiva, no? Di gestire il rapporto con il proprio agente in quel modo lì. Noi, non tutti, ma gran parte di noi lo stiamo ancora costruendo, e quindi lo stiamo facendo insieme ai nostri agenti, che sono i nostri promotori e i nostri difensori. Direi che gli agenti in sala possono essere molto contenti di questa... Io rispondo, no, volevo infatti solo dire una cosa, che di base i nostri agenti sono spettacolari. Abbiamo la Staccanovista che dedica la sua vita soltanto, i nostri di Colma Agent Italia, cioè uno per uno in realtà è ispirato al mondo dello star system italiano, ed è fantastico perché Elvira è proprio la storica, come diciamo nella sceneggiatura, no? L'impresaria, quella che le ha seguiti tutti. Lea dedica la sua vita, proprio vita, dalla mattina alla sera a leggere sceneggiature, andare per spettacoli. Poi vabbè, Gabriele ci mette quel cuore, per cui lo vediamo dalla prima puntata, no? Con la nostra Paola. E poi vabbè, abbiamo il capostipite, quello che comunque porta a casa i contratti migliori e ti salva la vita nelle situazioni più difficili. Quindi in qualche modo è un omaggio agli agenti del cinema italiano e della televisione italiana. Sara, volevi... Sì, io volevo, invece è un gran piacere poter parlare della mia gente che è qui presente in platea, anche perché se sono qua il primo grazie enorme va proprio a lei, perché questo poi è il lavoro della gente, no? Scegliere un attore, un'attrice da seguire, credere in lei, costruire una visione insieme, comprendersi, conoscersi come esseri umani, anche capire come si funziona e funzionare al meglio. E credo che questo sia appunto il primo grazie. La cosa che ho trattenuto fortemente anche per il personaggio di Lea, di Donatella Franciosi, appunto, è la sua dedizione e l'amore viscerale che ha per il suo lavoro, davvero. Per cui va a teatro, va a cercare, tra l'altro credo non sia una cosa che fanno tutti, proprio tutte, cioè va a teatro, va a vedere gli spettacoli, va a cercarsi gli attori, gli artisti, va a cercare degli artisti, cioè le interessano delle persone che, oltre a, come dire, avere come sogno quello di dipendere dalla scelta di altri, anche cercano di creare una loro autonomia artistica, appunto. E questo è, cioè, è spettacolare. Infatti ha messo su una squadra di matti, uno diverso dall'altro, e sono felicissima di farne parte e la ringrazio in questa sede. E quindi grazie per l'occasione che mi sta dando di fare questa dichiarazione d'amore, perché poi il rapporto tra un agente e un attore è anche un rapporto, secondo me, davvero molto simile a un rapporto affettivo, davvero. Dicendo questo, ha detto che, visto che la sua agente sceglie solo i migliori, ha detto che lei è una dei migliori. Se l'è detto proprio da tutto testo. Va bene, andiamo avanti. È la mitomania, esatto. Okay. È un po' di sana. Bene, bene. No, io ringrazio in questo caso la mia agente Fiorella Giannelli, che è anche presente. Voi, qualcuno di voi ha visto il quarto episodio? Vabbè, c'è un rapporto con un attore, diciamo, non svegliamo chi, che è un po' bulimico, diciamo, di riempire il proprio calendario, ed è una cosa molto simile a quella che faccio io. Beh, mi piace fare le date, non rinunciare a nulla, anche se c'è una data in piazza, in periferia di non so dove. Cosa? Avevamo intuito. Ah, grazie, il produttore è contento che abbiamo 4-5 robe, il pranzo è servito, faccio la televendita delle poltrone vibro massaggianti, e mi sento sempre con la gente: ma Maurizio, ma non esagerare, come fai a essere a Brescia domattina? Ci riusciamo. Quindi in quello sì, però tantissimo nei rapporti umani
ci siamo ispirati, credo, molto ai nostri agenti. Perché voi poi dovete ispirarvi sia agli agenti che agli agenti, cioè poi avete fatto ispirazione, o comunque avete rivisto cose vostre. Alla fine dicevamo le battute, alla fine poi dicevamo le battute, dopo aver scavato. Ripli, salti mortali. Altre domande in sala? Qua, sempre... Siamo curiosi di sapere che... allora che hanno visto la puntata. Pure io? Se... No, mi sembrava che volevi rispondere. Voleva rispondere, Manuela. No, tanto poi... aggiungo una cosa in cui puoi rispondere. Sì. Sono Laura Rio del Giornale. Volevo chiedere, sempre in questo filone di autoanalisi, invece in che cosa vi riconoscete come attori? E quale paure potreste avere di diventare attori folli, pazzi o mitomani come alcuni di loro? Quello già ci siamo. non ci manca niente. Vai Emanuela. Beh, la cosa riprendi da... Allora io... Solo una cosa. Comunque sia, anche le star, i talent hanno in parte detto quello che c'era scritto nel copione. Quindi, in qualche modo, questa storia meravigliosa di recitare se stessi è bella, eccetera, ma sta dentro qualche cosa che non è essenzialmente essere se stessi, è recitare se stessi, che è ancora più complicato. Poi tu hai i margini di metterti e toglierti in quanto attore, persona, individuo, stare, eccetera, eccetera, ma lì poi c'è scritto così e poi quello è... per quanto tu possa cambiarlo al 30%. È stata una cosa figa vedere che i talent, le star, hanno recitato loro stessi e hanno capito una gran cosa, che mostravano anche la parte peggiore di loro, e questa cosa qui era molto bella. Scusate, devo aver rubato la parola a qualcuno. Prego. Ma io, non ho capito più a che domanda devo rispondere. Adesso a tutte e due. Allora, io interpreto, come ho detto prima, un'attrice mitomane che in realtà per me rappresenta l'estremizzazione, il mio terrore più grande, e come mi immagino io quando ogni tanto me ne esce qualcuna, no? Che penso, vabbè, qui un po' esagerato. Quindi è divertente fare quello, grazie anche a Luca Riguoli, che ogni volta era un po', sentitevi liberi dalla sceneggiatura, e poi aggiungete soprattutto con Corrado Guzzanti, motivo per il quale poi la puntata è Ben Hur, no? Era all'inizio, al montaggio. Per quanto riguarda gli agenti invece, e che Carlo mi diceva parla di Luisa Pistoia, no, in realtà è molto importante quello che dicevano i miei colleghi del fatto di essere visti e di trovarti, che qualcuno creda in quello che fai, ma anche dopo io credo che siano fondamentali per la visione che puoi condividere con loro. E quando tu prima scherzavi su questo momentino mio fortunato, che è un attimo che ha girato e quindi ti chiamano che per qualsiasi cosa, io in realtà sono il contrario di Maurizio, e quindi spesso non voglio fare le cose, non penso che sia, ma non perché sono sto cavolo, però perché non mi piacciono tante cose, siccome io faccio cose che vedrei. E capite che poi dopo si riduce perché non mi guardo tanto, e siccome è partito così dall'inizio, quando facevo anche un altro lavoro oltre questo, e quindi era anche difficile comprendere magari un discorso di io preferirei stare a fare il mio lavoro normale con cui mi mantengo piuttosto che fare questa cosa che non mi piace tanto, e siccome succedeva già prima. Adesso però c'è una differenza che, come potrete immaginare, è materiale in un momento così, e sposare comunque questo discorso, rinunciando anche a delle cose interessanti per l'agenzia da un certo punto di vista, puntando invece su una visione più lontana, più lunga, e partecipare solo a cose preziose e speciali, non penso sia da tutti, e quindi sono molto fortunata. Mo lui tra 2 anni sotto i ponti sicuro, entrambe andiamo a richiamare tutti, ci abbiamo ripensato, però questa è una cosa fondamentale, io sono molto fortunata. Abbiamo da streaming Elena Balestri, Fan Week. E ciao, buongiorno a tutti. Per la produzione io vorrei sapere quali erano, se c'erano, i paletti, i vincoli che legati proprio alla serie originale, cioè se ci sono state proprio delle impostazioni dalle quali non potevano
uno non poteva uscire, ecco. Assolutamente non c'era, non c'è stata nessuna imposizione, perché il format è stato inventato e realizzato in Francia da diciamo nostri amici, che nel frattempo sono diventati soci anche del gruppo, per cui c'è stata una collaborazione totale. Certo, nell'adattamento abbiamo fatto tante domande, gli abbiamo chiesto di venire, di confrontarsi con noi, perché l'esperienza è fondamentale. Anche perché sull'ambientazione, sui caratteri, abbiamo fatto tanti ragionamenti anche adoperando la loro esperienza. Mi ero dimenticato prima di dire che dietro a tutto ciò, a questa piazza del popolo, alla scelta di quell'ufficio e così via, c'è una persona a cui tutti vogliamo molto bene, che è Giovanna Cau. Abbiamo cercato di attualizzare e di trasporre in modo originale tutta l'esperienza, e dentro al personaggio della grande concorrente c'è Carol Levi, perché anche se spostati nel tempo, che è stata la grande agente insieme a Giovanna Cau, c'era questo dualismo di affetto e di ferocia totale, con una classe, un'altezza che adesso, dopo la trasmissione di questa serie, tutti gli agenti italiani avranno da confrontarsi e da cercare di diventare anche loro dei Giovanna Cau, dei Carol Levi e così via. E basta. Abbiamo altre domande dalla sala? Vedo una mano alzata. Sì, buongiorno, sono Tiziana Leone per il Secolo XIX. Volevo chiedere a Lastrico se insomma, ci dicevi che un po' il tuo, insomma, il tratto caratteriale è questa bulimia di fare tante cose, quindi mi domandavo se invece il fermarti in questo personaggio un po' più a lungo in qualche modo ti spaventa, invece insomma è un rifugio sicuro. Ringrazio la giornalista di casa mia di Genova per la domanda. No, è bello potersi dedicare per un tempo più lungo su un personaggio, questo lo richiede. E anzi, speriamo di fermarci ancora di più anche in futuro su questo personaggio. Per Cabala non diciamo altro. Allora ne approfitto, ti faccio un'altra domanda. Volevo chiederti, visto insomma che gli agenti hanno come mestiere trovare i provini e, insomma, per i propri assistiti, volevo chiederti se c'è stato un provino che ti ha cambiato la vita. Ah, cavolo, questa è bella. Forse quello con i fratelli di Innocenzo, ma anche questo qua è stato forte, perché con Luca ne abbiamo fatti tipo 6-7 prima di... E poi abbiamo continuato a fare i provini anche per le altre attrici, sono rimasto anch'io nei provini come spalla, è stato propedeutico a fare il lavoro su Gabriele. Grazie. Abbiamo ancora domande? La seconda è stato anche, credo, detto prima, sì, è stato ufficialmente... Sì, siamo in scrittura. Un'ultima domanda, qua, terza fila. Facciamo la seconda, andiamo a mangiare fuori. Bisogna stare aperti, eh? Buongiorno, io sono Fabiana Fanelli da Los Siris. Ciao. Parenti? La mia sorella si chiama Fabiana, tra... Sì, lo so, me l'hai detto in un commento. Sono tua sorella. Ah, sì. Ciao, mia sorella. Sì. Quanto sei brava, nessuna domanda. No, la mia domanda era per la sceneggiatrice, ed è come mai avete deciso di inserire alla fine i siparietti, insomma quello come la Cortellesi oppure quello di Lady Pope?
perché non ci sono una versione originale e magari possono anche indebolire in qualche modo. Indebolire? A mio parere, chiaramente. Perché? Perché dopo che c'è tutta una tensione che durante l'episodio si crea, magari inserirli sul finale sì, può essere simpatico, però in qualche modo potrebbe anche un po' indebolire la trama. Chiedo perché sono anche aspirante sceneggiatrice, quindi... Allora, la prima e unica critica. No, ma io non la... Ha detto allora, potrebbe. Sì, sì, no, assolutamente. Potrebbe. Oh, però capito, non la dico quella cosa. Poi ne rimane a casa. Capito. Gli agenti bravissimi, ma i parenti, attenzione, a portarli in sala. No, in realtà è una cosa di cui vado abbastanza fiera. È brutto dirlo adesso, però, dopo che mi indebolisce. Tanto è mia sorella, esatto, poi mi regolare. Mi piaceva appunto pensare di chiudere ogni puntata con qualcosa che rimandasse a quello di cui avevamo parlato prima, e tra l'altro sono delle chiuse post titoli, perché temporalmente non sono precise, ovviamente, perché è come se fossero su un piano che sta tra la realtà e, diciamo, il divertissement puro. E questa è una cifra che però a noi è piaciuta. Adesso mi sento un po' mortificata. A me è piaciuta, ma hai fatto fare una figura, guarda, sei tremenda. No, scusa, ma come si fa, dopo che hai visto Ivana Spagnola, come si fa a prescindere? No, se ti viene un'idea, io adoro Ivana Spagnola, per carità. Però se ti viene un'idea così, dici, come faccio a non metterla in pratica? Come faccio a non dire a Luca, devi chiamare Ivana Spagnola? Però prendi la scena magari della Cortellesi, no? Sì. Lei ha fatto un percorso in cui gli viene detto sostanzialmente, sei troppo vecchia. Stiamo spoilerando tutto. Sì, abbiamo visto i due episodi? Sì. Quindi c'era questa questione che doveva essere risolta. E nella versione originale, forse anche per quello che mi sembra un po' strano al momento. Allora, degli spoiler parliamo davanti a un bicchiere di vino. Sia un avvocato. Perché se no ci sono cecchini in sala. Io ringrazio tutti voi, non vi rinomino perché siete troppi, ma siete bravissimi, grazie di essere stati anche voi qui. Vi ricordo con me, Italia, produzione Sky Studios e Paloma, dal 20 gennaio su Sky.